Bentornati sul canale YouTube di cellularemagazine.it, bentornati anche su Tablet Mania. Io sono Luca Figini e oggi vi faccio vedere uno dei primi approfondimenti dedicati al Playbook, il tablet di Research in Motion targato BlackBerry. Dunque, in questa prima esperienza d'uso vi mostro come si abbina lo smartphone, il BlackBerry, al Playbook. La procedura è abbastanza semplice, anche se prevede una serie di passaggi predefiniti. Perché i due dispositivi possano interoperare tra di loro è necessario installare sullo smartphone un software che si chiama BlackBerry Bridge. In questo caso, per esempio, io l'ho già installato ed ecco, appartiene a questa icona. Bisogna accettare il contratto di utilizzo e a questo punto il BlackBerry Bridge è attivato. Sfrutta il Bluetooth per poter dialogare con il tablet, quindi bisogna attivare il Bluetooth. E a questo punto si attiva il pulsante aggiungi un nuovo tablet, però bisogna continuare sul tablet, quindi dal pannello di controllo del Playbook si va sulla sezione BlackBerry Bridge. A questo punto si schiaccia su Setup, si definisce il nome del tablet, in questo caso Playbook Luca, Next. Cosa succede? Allora, la procedura di configurazione prevede che il software non sia già installato sullo smartphone, quindi qualora non l'abbiate ancora installato fate clic su Install Now e a questo punto attraverso il QR code vi permette di accedere alla sezione dell'App World, cioè del marketplace di Research in Motion, per scaricare l'app sullo smartphone. In questo caso abbiamo già installato, quindi continuiamo. Compare un altro QR code. Questo QR code serve per abbinare lo smartphone a BlackBerry, quindi su Aggiungi un nuovo tablet ci dice di inquadrare il QR code, noi lo inquadriamo, lui riconosce in automatico la presenza del tablet e a questo punto procede per passi automatici. A quel momento completato, il Bluetooth è attivo, il Bluetooth è attivo anche sul tablet, entrambi i dispositivi sono riconosciuti, smartphone e BlackBerry e Playbook sono abbinati. Non c'è più nient'altro da fare, come vedete risulta abbinato, done, perfetto. Questa icona con le due freccioline indica che stanno comunicando. Cosa succede sul tablet? Sul tablet si attiva un nuovo menu, che è appunto il menu BlackBerry Bridge, oltre a una serie di informazioni contestuali che sono queste qui in alto. Queste in alto permettono di visualizzare i messaggi che arrivano. Dunque, aprendo il menu BlackBerry Bridge, si accede al software che permette di far comunicare tablet e smartphone. Tutte le informazioni, quindi la mail, i contatti, il calendario, il messenger, le note, le attività registrate su BlackBerry rimangono su BlackBerry, quindi rimangono sullo smartphone. Quando io vado a scorrere l'elenco dei messaggi, in realtà non sto facendo nient'altro che eseguire un monitor dei messaggi disponibili. Quindi, per esempio, attivando una qualunque delle mail presenti, queste sono poche perché abbiamo appena attivato, sono le stesse mail che si trovano sullo smartphone. Rispondendo, digitando, cancellandole, si continua a operare sul telefonino. Quindi, per esempio, se io cancello questa email da qui, mi chiede se dove cancellarla. Io la cancello, per esempio, da entrambe le parti, quindi sullo smartphone e sulla casella di posta elettronica. Vado sullo smartphone e quella mail lì io non ce l'ho più. Quindi di fatto il Playbook funziona da monitor per lo smartphone BlackBerry, che continua a essere la sorgente e a essere l'ospite di tutti i dati. Stesso ragionamento vale per i contatti, vale per il calendario. Tutte le informazioni che ho sul calendario del BlackBerry sono poi visualizzate all'interno del Playbook. Quando posso anche sfogliare le risorse presenti su BlackBerry, per esempio per cercare delle foto, per cercare documenti e quindi inviarle via mail o quant'altro. Nel momento, è tanto vero quello che vi dico, cioè è vero che su BlackBerry rimane residente tutte le informazioni relative a questi software, che quando io disabbino e disattivo il Bluetooth e quindi disabbino i due dispositivi, queste funzioni sono inibite.
non esiste più nulla. Perché? Perché semplicemente perché BlackBerry non essendo collegato, non può fare da monitor sulla messaggistica, in questo caso, piuttosto che sulla rubrica o quant'altro. Questo è di fatto il bridge, che è anche il segreto del playbook, perché in questa fase, essendo ancora non supportato il servizio BlackBerry direttamente dal playbook, nemmeno non esistendo nemmeno un sistema di posta elettronica integrato, perché l'unica posta elettronica che c'è sono questi collegamenti Gmail, Hotmail, Yahoo Mail o AOL Mail, che avvengono però aprendo una sessione all'interno del browser, non c'è un client di posta elettronica. Col bridge sostanzialmente si compensa questa mancanza di connettività a livello di email e quant'altro. Non solo, tramite il bridge, riattivandolo, è possibile anche fare il tethering, ovvero quando si è in condizioni di mobilità si può navigare dal tablet in internet sfruttando la connettività del telefonino. Quindi in questo caso è abbinato questo BlackBerry, scelgo il mio profilo, io ho come operatore Tre Italia, connessione, a questo punto è configurato, chiaramente mi indica che avrò che il tethering comporta eventualmente, se non ho un contratto del debito sul traffico, sul credito telefonico, connetto, avviene l'autenticazione e a questo punto io ovunque sono posso usare lo smartphone in tethering con il tablet e utilizzando lo smartphone come se fosse un modem e quindi navigando in condizioni di mobilità. Non appena eseguo l'autenticazione posso aprire il browser, chiaramente disattivo il wireless, ok, connesso, wireless disattivato, come notate siamo solo in Bluetooth, apro una qualunque pagina e questo avviene tramite rete cellulare. Anche per questo approfondimento relativo al BlackBerry Bridge, cioè il sistema che fa comunicare smartphone, tablet e tutto, buona giornata a Luca Figini, arrivederci sul canale YouTube di Cellulare Magazine su Tablet Mania.